Il Piemonte del vino è pronto per la riscossa. Dopo un periodo difficile, i dati sembrano in miglioramento, ma ci sono molti elementi da prendere in considerazione. Alla festa a Priocca per i 30 anni di Mondo del Vino, ne abbiamo parlato con il noto giornalista del vino Luciano Ferraro, caporedattore del Corriere della Sera, e il fondatore di MGM Alfio Martini. Beh, diciamo, sono appena usciti i dati di Mediobanca, il report di Mediobanca che ci dice che sono calati mediamente di più i vini sparkling rispetto ai vini fermi. C'è stato un calo di circa il 4% del 2020 sul 2019, ma insomma diciamo, il danno della pandemia tutto sommato è stato limitato. In alcune aziende si è perso anche il 20% per cento di fatturato, in altre invece si è andati alla pari oppure lievi perdite, alcune hanno anche guadagnato come. Alcune hanno, diciamo, puntato di più sui vini di qualità e sull'e-commerce e questa è una strada, quella dell'e-commerce, che è un canale nuovo per la stragrandissima maggioranza delle aziende italiane, piemontesi comprese. Il Piemonte, come le altre aziende, le grandi altre regioni del vino, non aveva molto messo a fuoco le potenzialità della distribuzione, della vendita, diciamo, sui canali digitali. Questa mazzata che abbiamo preso ci servirà ad aprire un canale nuovo di vendita e resterà aperto perché io penso che c'è una grande potenzialità e un uso diverso, diciamo un'abitudine che ormai si sta prendendo da parte dei consumatori di comprare vino anche. Questa è una cosa. Diciamo, ovviamente il faro è sempre quello della qualità, quindi i grandi vini piemontesi, Barolo, Barbaresco e non solo, anche tutti gli altri. L'ultima annata del Barolo è particolarmente, diciamo, sta ottenendo particolarmente dei buonissimi risultati e, dicevo, la produzione appunto deve puntare sempre di più all'innalzamento della qualità. E poi in Piemonte sta accadendo ormai da alcuni anni, ma si sta rafforzando in questi ultimi 2 o 3 anni, un fenomeno, quello del Timorasso, che è interessantissimo sia per dimostrare la grande longevità che possono avere i bianchi italiani, sia perché è una zona che nel giro di 20 anni era praticamente, non dico i vitigni abbandonati, ma quasi, e adesso invece tutti i grandi produttori delle Langhe hanno un affaccio sulla zona del Timorasso, cioè sui colli tortonesi. Ecco, questo è un faro nuovo che sarà molto interessante seguire. Qual è la percezione a livello nazionale e anche internazionale del vino piemontese? È stato citato Barolo e Barbaresco, è stato citato, diciamo, una new entry, new per modo di dire, perché comunque appunto come si diceva è da qualche anno. Quali saranno i prossimi sviluppi e qual è la percezione a livello nazionale e internazionale del Piemonte enologico? A livello nazionale il Piemonte rimane comunque il caposaldo assieme alla Toscana e al Veneto della produzione italiana e comunque la regione che per prima è riuscita ad imporre nel mondo la qualità dei suoi vini, prima ovviamente italiana. E per quanto riguarda invece diciamo, la visione internazionale, secondo me c'è sempre più attenzione diciamo, sulla produzione del Piemonte, anche oltre che per i grandi rossi, e dicevo, abbiamo citato un bianco come il Timorasso, ma ci sono buonissime prospettive per gli sparkling dell'Alta Langa, sulla quale anche grandi produttori di rossi stanno pure investendo negli ultimi anni. Una storia non nata in Piemonte, ma che è diventata indubbiamente piemontese con il cuore nel cuore del Piemonte, quindi MGM, 30 anni, una storia che possiamo definire ormai anche piemontese. Ha decisamente piemontese perché il primo stabilimento che abbiamo messo a disposizione della nostra impresa è proprio questo, dove ci troviamo oggi. Ovviamente 20 anni fa, quando siamo arrivati qui, era qualcosa di non aggiornato come lo è oggi. Oggi è un'azienda vinicola di primaria importanza perché ha anche delle strutture, degli impianti che sono assolutamente moderni, di gran qualità, di gran classe. E ha stabilizzato ormai dei rapporti con elementi della filiera vinicola e viticola e vinicola qui nel territorio in una maniera veramente solida, consolidata, nell'interesse nostro e nell'interesse di coloro che della filiera fanno parte.
di chi ci lavora e di chi ci vive, anche legato al mondo del turismo, appunto, e dell'enoturismo. Ma qual è l'immagine del vino piemontese per un imprenditore che gira l'Italia e il mondo, ma indubbiamente ha una conoscenza dell'Italia vitivinicola? Ecco, qual è l'immagine del Piemonte? L'immagine del Piemonte era, e lo è sempre più adesso, altissima. Altissima ai livelli più alti dell'Italia. È una di quelle regioni dell'Italia settentrionale senza le quali non ci sarebbe il blasone che ha raggiunto il vino italiano in questi ultimi 20-30 anni. Noi facciamo parte di questo mondo produttivo nel rispetto pieno di quelle che sono le condizioni produttive del Piemonte e nel rispetto pienissimo di quelli che sono i grandi vitigni che hanno caratterizzato sempre il Piemonte. Il Piemonte ha avuto dei personaggi straordinari, i Barolo Boys, che hanno rivitalizzato il mondo del Barolo, che era un po' accasciato, come un vino stanco, un vino vecchio, un vino decrepito, senza la vitalità che invece ha ritrovato attraverso un dialogo fitto, una discussione profonda, la valorizzazione degli interessi veri che la regione poteva manifestare qualora fosse stato corretto il tragitto di elaborazione del Barolo. Il Barolo è rinato e ha una vita bellissima davanti a sé. Ma altri vitigni sono saliti a bordo della nave del successo dei vini piemontesi e con successo io penso che continueranno a navigare nel mondo della vendita verso l'esportazione e verso il mercato interno. Senza il Piemonte non c'è l'enologia italiana. E visto che parliamo di 30 anni passati, parliamo anche dei prossimi 30 o dei prossimi 100, non lo so. Secondo lei, sempre restando in Piemonte, quali sono le zone che potrebbero crescere o che potrebbero dare soddisfazioni? Lo dico anche a un imprenditore che quindi ha uno sguardo giustamente rivolto anche allo sviluppo. Noi siamo qui nel Roero e chiaramente l'Alta Langa piuttosto che il Monferrato sono le classiche zone nobili, penso anche ad altri territori dove il Nebbiolo è di casa, forse occorre correggere molto la viticoltura e poi dopo l'enologia per ottenere dei prodotti che siano molto al di sopra di quello che sono adesso le presentazioni. Ci sono dei prodotti da uve bianche che sono molto interessanti, evidentemente che sono riapparsi nel mercato durante gli ultimi 10 anni e che meritano molta attenzione, dal Timorasso ad altri. Evidentemente è un territorio che offre veramente condizioni di produzione, di allevamento dei vigneti e di produzione dunque dei vini di grande rispetto, ma a livello mondiale e quindi a livello italiano di certo è una delle prime 2 o 3 regioni per la qualità dei suoi prodotti e mi permetto di aggiungere per la qualità delle sue persone. I piemontesi sono persone brave, serie e con decisioni che rimangono fisse nel tempo. Mi piace molto questo modo di ragionare e di fare perché spesso insomma, noi italiani rendiamo più facili le cose di quello che non sono, siamo un po' dei faciloni delle volte. Piemontese mi ha insegnato di avere degli obiettivi molto dritti e di non tagliare gli angoli, mai.